Ora che è stata anche impacchettata con enormi teloni di plastica, da qualsiasi punto la si guardi, questa discarica sembra un enorme sarcofago, con all'interno rifiuti, rifiuti ed ancora rifiuti, di ogni genere e specie. Per paradosso, potremmo dire che se la si facesse legare con un nastro o un bel fiocco, potrebbe essere interpretato come un regalo per tutti gli abitanti di Guidonia Montecelio. Stiamo parlando con amara ironia della discarica dell'Inviolata, di proprietà della società Eco Italia 87, che la gestisce sin dal 1991. È situata nel bel mezzo dell'omonimo parco archeologico, istituito con una legge regionale del 20 giugno 1996. L'area del parco fu affidata al comune di Guidonia Montecelio, che da allora si è sempre disinteressato dell'area protetta, nonostante le numerose proteste dei cittadini, delle associazioni ambientalistiche e dei comitati locali, che ne reclamavano l'apertura e la fruibilità. Tutta l'area dell'Inviolata è ricca nel sottosuolo di reperti archeologici, con resti di mausolei, templi arcaici, ville e sepolture di epoca romana. Qui fu riportata alla luce con scavi clandestini anche la Triade Capitolina, un gruppo marmoreo che raffigura le tre divinità romane, Giove, Giunone e Minerva. La scultura stava per essere trasferita in un museo d'oltreoceano, ma i carabinieri del nucleo patrimonio artistico riuscirono a recuperarla in Svizzera e a riportarla in Italia. Ora è esposta nel Museo Rodolfo Lanciani all'interno del convento di San Michele a Montecelio. Il territorio nel passato era molto più vasto, misurava più di 900 ettari. Attualmente ne sono rimasti solamente 535. L'area si estendeva verso ovest, dove ora sorgono gli abitati di Marco Simone e Sette Ville Nord, e ad est, dove la costruzione della bretella dell'autostrada 1 l'ha separata dall'area di Tormastorta e della Selciatella. Il parco, anche se è stato smembrato, è a tutt'oggi ricco di flora e fauna selvatica. Presenta un paesaggio tipico della campagna romana, caratterizzato da dolci rilievi collinari con vasti oliveti e coltivazioni in prevalenza di frumento e grano turco. Vi sono anche aree residue di macchia mediterranea, con la presenza di cerri, olmi, farnie, vite selvatiche e ligustro, che si protendono all'interno del parco. Anche la pastorizia è ancora molto attiva all'interno dell'area, con alcune famiglie di pastori che vivono nei casali situati all'interno del parco e commerciano i loro prodotti caseari. La discarica, nata abusivamente nel 1986, venne in seguito regolarizzata con ordinanze temporanee che permisero di conferire rifiuti solidi urbani. Dapprima solamente del comune di Guidonia Montecelio, poi man mano si aggiunsero altri comuni del Lazio, fino a raggiungere a metà degli anni 90 il numero record di 151. Ad oggi conferiscono rifiuti soltanto a 49 comuni, ma la discarica è nel frattempo divenuta una collina, lì dove prima sorgeva una vasta pianura. La sua altezza ha ormai raggiunto i 150 metri sopra il livello del mare. Nel 1991 la gestione passò nelle mani della società Eco Italia 87, di proprietà di Manlio Cerroni, lo stesso proprietario della discarica di Malagrotta. Sempre in quell'anno cominciarono anche le proteste dei residenti per l'area resa irrespirabile dai rifiuti della discarica. A protestare furono all'inizio soprattutto gli abitanti della circoscrizione di Colle Fiorito, ai quali si aggiunsero in seguito le associazioni ambientaliste locali. Le manifestazioni di protesta videro anzitutto come protagoniste le famiglie e i bambini delle scuole elementari, così come si può vedere da queste foto di repertorio. Si formò un presidio permanente che impedì l'accesso dei camion alla discarica per diversi giorni. E queste proteste qualche risultato lo ottennero. Furono fatte delle promesse dall'ex assessore all'ambiente della Regione Lazio Giovanni Ermanin e degli amministratori di Guidonia, con in testa l'ex sindaco di allora Umberto Ferrucci, che a breve la discarica sarebbe stata chiusa. Dietro queste promesse il blocco venne rimosso e la discarica fu riaperta sotto il controllo di un ingente apparato delle forze dell'ordine e con la polizia municipale di Guidonia che controllava i documenti ai camion che venivano a scaricare, come si può vedere in questo filmato girato all'epoca. Purtroppo mai promesse furono più false. Eravamo nel 1995 e l'unico risultato che si ottenne fu quello di far diminuire il numero dei camion che scaricavano i rifiuti in discarica. Da 151 che erano divennero 49, per un totale annuo di rifiuti conferiti di 178.600 tonnellate. La Eco Italia aumentò la copertura dei rifiuti con una maggiore quantità di terra di risulta e le coibentazioni furono rese più accurate. Fu inoltre costruito anche un impianto per il recupero dei biogas. Nulla si poté fare però al danno ormai provocato nel sottosuolo dei primi invasi non coibentati e per il percolato che avevano prodotto i rifiuti in putrefazione. Comunque, in questo modo, si riuscì a diminuire l'odore nauseabondo che prima emanavano i rifiuti in decomposizione. La pressione e le manifestazioni per far chiudere la discarica si attenuarono. Questo però non ha impedito che nel frattempo la montagna dei rifiuti crescesse sempre di più.
Il parco regionale è rimasto fino ad oggi soltanto sulla carta e l'intenzione di aprire al pubblico l'area archeologica, con visite guidate e percorsi stabiliti, per ora rimane una chimera. Al contrario, il conferimento in discarica dei rifiuti è aumentato sempre di più, tanto che già il 1 gennaio del 2006 la discarica aveva oramai delle scarse capacità residue. Si calcola che soltanto quell'anno abbia accolto 300.000 metri cubi di rifiuti, che andavano ad aggiungersi agli oltre 5 milioni di metri cubi di spazzatura già contenuti. Gli invasi avevano modificato il paesaggio circostante. Era sorta una collina artificiale fatta di spazzatura, alta 150 metri. Una grossa contraddizione è rappresentata anche dal fatto che a Guidonia si fa la raccolta differenziata. A partire dal giugno del 2011, infatti, è cominciata nel comune la raccolta dei rifiuti porta a porta, con buoni risultati e con il conferimento in discarica dei soli rifiuti non riciclabili. Fino ad oggi si è andati avanti con il sesto invaso della discarica, che oramai è quasi colmo e che arriva a poca distanza dalla strada provinciale 28 bis, in corrispondenza del casello dell'autostrada 1. La sua saturazione si prevede che ci sarà già tra qualche mese, al massimo alla fine dell'estate del 2013. La società Ecoitalia, nonostante tutto questo, ha già chiesto di poter ampliare di ancora un 10% la volumetria in altezza del sesto invaso, ricavando questo spazio dall'abbassamento dei rifiuti. Ascoltiamo ora le dichiarazioni dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste locali. Umberto Calamita, presidente dell'associazione Amici dell'Inviolata, di Roberto Coccia, presidente dimissionario del circolo di Lega Ambiente di Guidonia Montecelio, e del dottor Riccardo Cagnoni, che parla dei problemi ambientali del territorio con le conseguenze sulla salute della popolazione residente. Per finire, ascoltiamo l'intervista all'assessore all'ambiente Andrea Di Palma. Associazione Amici dell'Inviolata e ovviamente faccio parte anche del Comitato di Risanamento Ambientale di Guidonia. Posso dire qualche cosa credo in più rispetto alla situazione che c'è nel Parco dell'Inviolata e nella discarica dell'Inviolata di Guidonia. Questa è una discarica che sta dal 1986 servendo numerosissimi comuni, attualmente ne serve la bellezza di 49 comuni dell'area. Comuni che vanno da Subiaco fino a Monterotondo e 49 comuni naturalmente che sversano in mezzo a un parco regionale le loro immondizie. E questi comuni, la stragrande maggioranza di questi comuni non fa la raccolta differenziata. In questo momento il sesto invaso è ormai al colmo, entro il 30 giugno dovrebbe essere terminata la coltivazione di questo sesto invaso. E qui nessuno, a cominciare dal Comune di Guidonia, per finire con la Regione Lazio, nessuno ha pensato a quello che succederà in seguito alla chiusura del sesto invaso. Una volta che il sesto invaso termina il suo nefasto, ma pur necessario in questo momento, servizio, potrebbe succedere una cosa che noi stiamo paventando da tempo. I rifiuti, più o meno tal quale, ma semplicemente con l'organico tolto dalla massa del tal quale, i rifiuti dovrebbero andarsene a finire tutti quanti nei forni del cementificio Buzzi Unicem, grazie al decreto di un altro nefasto personaggio, il ministro Clini, che nel marzo di quest'anno ha permesso di, attraverso un decreto ministeriale, ha permesso di bruciare nei forni dei cementifici i CSS, i combustibili solidi secondario. E questi combustibili solidi secondari naturalmente sono formati da rifiuti, però hanno cambiato nome. Essendoci la nuova strada camionabile che dovrebbe portare i camion direttamente dalla Buzzi Unicem al nuovo svincolo autostradale e dal nuovo svincolo autostradale alla Buzzi, noi paventiamo che dallo svincolo autostradale possano uscire i camion con i CSS. Siccome i CSS non sono più un fiaccamento di rifiuto ma sono un prodotto industriale, potrebbero arrivare a Guidonia e nei forni della Buzzi Unicem i rifiuti da tutta Italia, attraverso la A1, questa è la A1 che passa qua, l'autostrada 1, la Milano-Napoli, e questi rifiuti potrebbero essere portati nei forni della Buzzi Unicem e bruciare, espandere nell'aria ovviamente di tutto, soprattutto nanoparticelle che sono particolarmente nocive, per non parlare delle diossine, perché nei rifiuti c'è molta plastica. Il parco dell'Inviolata è un parco che deve vivere, la discarica deve terminare, deve cessare con questo sesto invaso, è un obbrobrio, è un affronto, è una profonda ferita
all'interno di un parco archeologico e naturale. Sono Roberto Coccia, presidente del Circolo Legambiente di Guidonia. Oggi siamo qui per una manifestazione molto importante. Siamo qui per evitare che un selciato romano diventi una strada di collegamento tra la discarica dell'Inviolata, il casello autostradale A1 e il cementificio della Buzzi Unicem che vediamo alle nostre spalle. La manifestazione di oggi vuole mettere l'accento sulla cattiva gestione dei rifiuti e sulle conseguenze che ora stiamo pagando. La discarica dell'Inviolata, nata abusivamente e poi regolarizzata tramite una serie di procedimenti amministrativi che non hanno tenuto conto delle criticità ambientali, non hanno tenuto conto del fatto che al primo invaso mancasse una polder di protezione e quindi si è determinata l'infiltrazione di percolato nel sottosuolo. Sottosuolo dunque è risultato inquinato e per questa ragione è allo studio un piano di caratterizzazione per cercare di limitare i danni e provvedere a una bonifica del sito. Tutto questo mentre si continua a produrre una quantità eccessiva di indifferenziato in tutto il Lazio, tutti i materiali che dovranno essere necessariamente portati agli impianti di trattamento meccanico biologico, i quali potranno ricavare 30-40% di questo materiale e farne del combustibile da rifiuto. E questo combustibile da rifiuto, chiamato anche CSS, potrà percorrere un domani la via della Salciatella, che nel frattempo sarà diventata una bretella d'uso industriale, e portarlo direttamente nei forni del cementificio Buzzi Unicem. Cementificio che definire un ecomostro è dir poco, perché è un cementificio capace di emettere in atmosfera 600.000 metri cubi di gas l'ora, dunque un ecomostro al centro di una città di 100.000 abitanti. Se prendiamo un compasso sulla cartina geografica e puntassimo il cementificio, nell'area di 15 km potremmo trovare facilmente 800-900.000 persone. Quindi una bomba ecologica alle porte di Roma, che adesso intende incrementare l'apporto di rifiuti come materia in sostituzione delle materie prime per costituire il cemento, e in più vorrà utilizzare i rifiuti come combustibile per alimentare i suoi forni in modo estremamente più economico. Ora, l'ultimo invaso autorizzato alla discarica dell'Inviolata, il sesto, è al culmine. Noi stimiamo che potrà servire i comuni che conferiscono all'Inviolata ancora per un paio di mesi, 2-3 mesi, di preciso non possiamo saperlo. Ma certamente si presenta il problema che una volta che questo invaso sarà ricolmo, dunque quest'estate verosimilmente, si creerà il grosso problema di trovare una discarica temporanea in attesa di una definitiva, come è successo per Malagrotta. Malagrotta è il frutto della mala gestione del ciclo dei rifiuti, soprattutto da parte della capitale, che ha portato a situazioni emergenziali, perché fino all'ultimo momento la politica si è sempre rifiutata di affrontare il problema del post Malagrotta, il problema della riduzione dei rifiuti sia a monte sia attraverso la differenziata. Quindi di conseguenza qui a Guidonia è verosimile pensare che una situazione emergenziale si determinerà nel breve termine, non soltanto per Guidonia ma per tutti gli altri 47 comuni che conferiscono i loro rifiuti all'Inviolata, più alcuni soggetti privati. L'Inviolata per legge non potrà più accogliere comunque materiale indifferenziato, anche se l'Inviolata avesse altri 10 invasi a disposizione, non potrà più essere conferito rifiuto indifferenziato, per cui tutti questi comuni che ancora
producono notevoli quantità di materiale indifferenziato saranno costretti a portare questo materiale al trattamento, ricavandone del CDR o CSS da usare nel cementificio, e ciò che rimane, la frazione stabilizzata, avrà comunque bisogno di discariche di servizio. Quindi il problema della discarica per Guidonia non è finito, ma forse il grosso deve ancora arrivare. Sono un medico del comune di Guidonia, mi chiamo Roberto Cagnoni. Da tempo, insieme agli altri colleghi, ci occupiamo delle problematiche ambientali che riguardano questo comune. Sappiamo benissimo che già dal 96 abbiamo avuto tutta una serie di studi affrontati da un responsabile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui si affrontava il problema dell'inquinamento ambientale qui in zona. E si evinceva che per linee concentriche, man mano che ci si avvicinava di più agli insediamenti industriali, si verificavano tutta una serie di patologie molto importanti, e sto parlando di leucemie, linfomi, linfosarcomi e quant'altro. Questo è tutto redatto su questo studio, e si parlava di percentuali superiori alla norma del 200, 300 e a volte 400% rispetto alla media nazionale. E le persone che si ammalavano di più erano persone di sesso femminile, che logicamente, rimanendo più nel luogo dove vivono, erano più facilmente soggette a contrarre determinate patologie di questo tipo. Purtroppo questi insediamenti industriali, così come sono stati concepiti in passato, non sono più compatibili con questa realtà. Perché? Perché purtroppo non esistono filtri che possano bloccare le particelle ultrasottili, parlo delle particelle 0-1, che una volta inalate entrano direttamente nel sangue, e sto parlando di metalli pesanti che non sono biodegradabili, per cui rimangono nel nostro corpo per tutta la vita. Queste particelle determinano l'avvento dei nostri globuli bianchi, che cercano di inglobarle, creano nel nostro corpo tutta una serie di granulomi che possono essere comunque avvicinabili a lesioni, a vere e proprie lesioni precancerose, che possono portare all'avvento del cancro. Per quanto riguarda l'impianto dell'inviolata, dobbiamo pensare che intanto l'argilla blu non tiene, per cui il percolato è penetrato per circa 20 metri al di sotto della linea di protezione, per cui è entrato nelle falde e ha inquinato tutte le falde che vanno verso Fonte Nuova, Santa Lucia e tutta la zona limitrofa. E inoltre tutte le emissioni dei gas che si liberano dalla discarica ad alte quote formano i vari biossidi di azoto, di zolfo, per cui creano tutta una serie di problematiche a livello chimico che si ripercuotono poi sulla cittadinanza. Consideriamo poi che c'è un'altra problematica gravissima, è i gabbiani che portano la leucemia murina, una leucemia praticamente il virus di Ross e Graffi, che determina appunto questa sorta di leucemia, nonché quella murina dei topi che spesso albergano in queste situazioni qua. L'Ecoitalia, la società che gestisce la discarica dell'Inviolata, in vista dell'esaurimento del sesto e ultimo invaso, ha chiesto di poterlo ampliare del 10%. Lei che cosa ne pensa? Guardi, quello che risponde più che altro. Certo, quello dell'ampliamento del 10% è una prassi, difatti non è un ampliamento vero e proprio, ma è solamente una procedura che è al termine del riempimento di un invaso, quindi non è nessun allarme, è una prassi. Cosa ne penso io? Penso e spero che sia l'ultimo ampliamento. Una volta che la discarica sarà definitivamente esaurita, dove avete intenzione di portare i rifiuti? Guardi, è una problematica, la domanda ce la siamo fatti, però è una problematica che attiene alla regione, quindi al piano dei rifiuti. Sarà la regione che dovrà trovare un sito nel quale poter versare i rifiuti di Guidonia, anche di Guidonia. E riguardo invece ai comuni che attualmente sversano all'Inviolata senza fare la differenziata, dove andranno quando la discarica non accetterà più i loro rifiuti?
Guardi, noi ci siamo già attivati, abbiamo detto più volte e poi abbiamo anche agito. Abbiamo mandato una lettera al Presidente della Regione e all'Assessore Civita con la quale chiediamo appunto una riunione con questi 49 comuni. A breve faremo un'altra lettera congiuntamente con l'Assessore di Fontenuova all'Ambiente per incontrare i 49 comuni che versano in discarica. Di questi 8-9 fanno raccolta differenziata, gli altri 40 no. E ci comporteremo nel modo di sensibilizzarli per fargli capire che quello della raccolta differenziata è un percorso possibile. Cercheremo di essere noi portatori di un buon esito di quello che è la raccolta differenziata. È ancora vostra intenzione realizzare il termovalorizzatore per la produzione di CDR? Guardi, io posso dire questo. L'impianto di CDR che fu approvato in Consiglio Comunale, anzi per il quale il Consiglio Comunale di Guidonia diede un parere vincolato anche ad altri impegni, però che diede il parere, è un impianto probabilmente superato. Innanzitutto non si parla più di CDR, ma si parla già oggi di CSS, che è un altro risultato. Se poi andiamo a leggere quelli che sono i risultati dei controlli fatti dal NOI e dai carabinieri, ci accorgiamo che nella Regione Lazio impianti che producono CDR, quindi di TMB che producono CDR, sono sottoutilizzati, il che presuppone che è un investimento che non ha un grande futuro, quello del CDR. Ci sono due ricorsi al TAR del Lazio da parte degli ambientalisti. Come vi comporterete se venisse raccolti? Guardi, noi non abbiamo dei progetti come amministrazione. I progetti sono di alcuni imprenditori che investono sul territorio in questa materia che sono i rifiuti. I ricorsi al TAR, uno è dell'amministrazione comunale e uno è delle associazioni ambientaliste. In entrambi i casi io mi auguro che si possa vincere, tra virgolette. Il primo andrà a sentenza a giugno, che è quello dell'amministrazione. L'altro penso che scada prossima primavera, quindi 2014, non so quando andrà a sentenza. È ovvio che se dovesse rispondere il TAR in senso positivo agli ambientalisti si rivedrebbe tutto, perché comunque viene riperimetrato il parco. Riguardo invece all'asfaltatura di via della Selciatella, i lavori vanno avanti secondo il progetto così come è stato approvato? Guardi, nessuno asfalterà la Selciatella, questo sia chiaro, perché nessuno sta asfaltando la Selciatella. La strada che si sta realizzando è un'opera pubblica che è, diciamo, limitrofa alla Selciatella e tenderà sicuramente a valorizzare anche quel patrimonio culturale, cosa che oggi invece non lo è, non solo non lo è da un punto di vista culturale ma neanche da un punto di vista ambientale, perché se noi andiamo a vedere quelle zone sono delle discariche abusive a cielo aperto. Quindi io ritengo che l'opera di collegamento che si sta realizzando è un'opera pubblica necessaria e utile. E in qualsiasi caso è utile alla città, è utile, potrà essere utile a degli imprenditori, nessuno lo mette in dubbio, ma qualora fosse utile agli imprenditori nella peggiore delle ipotesi, ben venga, perché comunque porta i rifiuti fuori dalla città. Io non credo che sia questa la motivazione della nuova Selciatella, chiamiamola così. La motivazione della nuova Selciatella è che è una nuova arteria viaria utile alla città. In un'intervista che lei ha rilasciato ha parlato di cultura ambientale. A cosa alludeva? Guardi, innanzitutto è un percorso quello culturale, non è né uno slogan né un qualcosa che domani facciamo, è un cambiamento. Il cambiamento che viene nel rapporto che ci può essere tra i vari portatori di interessi, tra i quali l'amministrazione, i cittadini, le associazioni, è un percorso che noi stiamo cercando, è un cambiamento che vogliamo, è un cambiamento che abbiamo già iniziato. Abbiamo iniziato parlando con i cittadini, parlando con le associazioni, le abbiamo coinvolte nelle decisioni che stiamo prendendo. Non tutte le associazioni hanno risposto positivamente, probabilmente perché non hanno fiducia piena nelle istituzioni, cosa che dovrebbe esserci, ma perché hanno reputato comunque di non voler parlare con le associazioni per vecchie ruggini, diciamo così, tra politica e associazionismo. E basti pensare per esempio che abbiamo realizzato delle iniziative quali il Palacomieco, che mi fermo solamente un attimo a parlare del Palacomieco. Il Palacomieco è una manifestazione da parte del Comieco che si svolge in 6 luoghi italiani. Quando parliamo di 6, sapendo che abbiamo 8.000 e passa comuni in Italia, questo fa capire la portata dell'iniziativa se si ferma a Guidonia. Non aver avuto
la disponibilità di alcune associazioni ambientaliste a far visitare il Palacomiego, una cosa grave. Io questo ritengo che sia cultura. Portare i bambini a far vedere il percorso della carta è cultura che parte dal basso, cioè dai più piccoli, è la cosa più bella che c'è. Abbiamo avuto la disponibilità di alcune associazioni, guardi gli scout che anche in quel caso sono stati presi un po' bersagliati da qualcuno che non sa che cosa sono gli scout, quindi dovrebbe non parlare degli scout in quel caso. Comunque non abbiamo avuto la disponibilità di altre associazioni. Io ritengo che fare cultura significa coinvolgere, decidere insieme, condividere delle scelte e avere consapevolezza di dove si va. La consapevolezza viene solo con la conoscenza. Parliamo adesso del Parco Archeologico dell'Inviolata. Da quando fu istituito, nel 1996, la sua apertura al pubblico ancora non è avvenuta. Avete in progetto qualcosa per aprirlo, così come richiedono i cittadini e gli ambientalisti? Guardi, è una bella domanda, perché innanzitutto è stato istituito come ente, ma non è mai stato consegnato perché è totalmente nella proprietà di un privato, o di due o tre privati. Quindi di fatto è una proprietà che non esiste, ovvero una proprietà privata sulla quale noi dovremmo far ricadere una regolamentazione, cioè un regolamento per disciplinarne l'uso. Capisce bene che laddove non c'è poi la fruibilità del luogo diventa difficile poterlo istituire. Io ultimamente, e forse in termini anche un po' polemici, ho invitato il dirigente che se ne occupa, che è quello dell'area urbanistica, ad inviare una richiesta alla Regione Lazio per espropriare il Parco dell'Inviolata. So che la risposta sarà negativa, immagino, perché comunque parlare dell'esproprio di 400 ettari, parliamo di cifre che comunque neanche la Regione Lazio vorrà comunque sborsare. Diciamo che la prima fase è questa: vogliamo la proprietà del parco. Come ci si arriva? Ok, Regione, l'hai istituito? In una prima fase ti chiedo a te, me lo rendi disponibile? Se la Regione non lo renderà disponibile perché non provvederà all'esproprio, allora ci preoccuperemo noi di trovare delle forme alternative per entrarne in possesso. In quel caso inizieremo anche con una regolamentazione del parco. Di fatto oggi è un parco sulla carta, che non esiste. In effetti non è per niente fruibile, specialmente poi dove sono stati fatti degli importanti ritrovamenti archeologici, come la Triade. L'accesso è precluso dai proprietari dei terreni proprio con dei cancelli così con lucchetto. Inoltre c'è anche la questione che intorno all'Inviolata, nelle vie come insomma via Tormastorto, via della Selciatella, ci sono degli ingombranti rifiuti lasciati ai bordi della strada proprio per l'incuria anche dei cittadini stessi. Lei crede che ci vorrebbero più controlli mirati da parte della polizia ambientale? Certo, guardi, le faccio già una premessa. Se lei va oggi a via della Selciatella si renderà conto che l'intervento è stato fatto. Abbiamo tolto anche l'Eternit con una procedura tutta particolare e stiamo facendo questo anche da altre zone, tra le quali quelle che lei mi ha citato. Questo però, mi preme dirlo, appartiene proprio a quella cultura ambientale che manca. Non è vero che a Guidonia non si fa nulla per gli ingombranti. È da dicembre che noi stiamo portando avanti una politica degli ingombranti che una volta a settimana nelle piazze della città fa sì che i cittadini possano portare gli ingombranti e poterseli togliere da casa e dal fastidio cittadino. Abbiamo fatto manifesti, avvisi, volantini e hanno un successo strepitoso queste giornate. Quindi ogni sabato mattina in una diversa circoscrizione c'è la raccolta degli ingombranti. E il successo è grande, ma è altrettanto grande però le discariche che troviamo nella città. Non trovano giustificazione, non ce n'è una motivazione, perché probabilmente quello che manca è la comunicazione. Stiamo lavorando sulla comunicazione, però se lei va nella città vedrà che ci sono i manifesti che parlano degli ingombranti, c'è un numero verde da chiamare che provvede al ritiro degli ingombranti. Le isole ecologiche le stiamo realizzando. Proprio questa mattina abbiamo fatto una riunione sul completamento di un'isola ecologica e stiamo progettando una seconda isola nella località di Colle Verde. Quindi mi auguro che vadano presto a regime, perché una è veramente ormai in una fase terminale dei lavori,
mentre la seconda è una fase progettuale, sono un altro elemento importante nella raccolta differenziata perché comunque danno l'opportunità per gli ingombranti e ai cittadini. Detto questo, tutto è legato sicuramente a quella cultura ambientale di cui abbiamo sempre parlato. Trovo anomalo che un cittadino si carichi, mi è capitato l'altro ieri, si carichi un materasso sulla macchina e lo getti all'interno di una rotonda, quando lo stesso giorno poteva portarlo in un'isola ecologica itinerante che era a 100 metri da quella rotonda. Trovo singolare, lo trovo fuori da qualsiasi senso civico e non trova in me spiegazione logica se non quello di una comunicazione che probabilmente è carente. Ci impegneremo per far sì che i cittadini sappiano quello che Guidonia fa e in questi anni in tema ambientale ha fatto molto. Mi permetta di obiettare, perché anche io personalmente ho avuto delle difficoltà a smaltire dei rifiuti ingombranti nell'isola ecologica provvisoria come convenzionata. Noi facciamo raccolta ingombranti tutte le settimane, tutti sabato mattina, se lei guarda a fianco a sé trova il manifesto appunto che lo riporta degli ingombranti, e noi lo facciamo in tutte le piazze del comune. C'è un numero verde che da gennaio è stato trasferito dalla precedente società ad una nuova società che funziona, quindi le posso assicurare che attualmente il problema degli ingombranti è in modo emergenziale ma superato, ovvero con delle soluzioni alternative a quelle che c'erano prima. Mi auguro che quanto prima entri in funzione l'isola ecologica, che sarà un punto di riferimento certo dove il cittadino può andare, ma ritengo che il servizio che viene fatto ora, visto anche il successo che hanno, le isole ecologiche itineranti stanno funzionando e bene. Dobbiamo migliorare nella comunicazione, certo, è quello che faremo. Le dico una novità così magari le fa capire che ci stiamo lavorando. Abbiamo ipotizzato e c'è stata finanziata dalla Regione Lazio l'allestimento di una macchinina che è una delle nostre, gli metteremo solamente un megafono e una scritta sulle fiancate, che potrà girare nelle circoscrizioni dove vengono raccolti gli ingombranti per informare i cittadini strada per strada che quel giorno c'è la raccolta, quindi o il giorno dopo, così, insomma, in modo di poter arrivare a tutte le case. Sono delle attività che faremo e spero che prima o poi entri nel costume cittadino di informarsi dove andare e non caricarsi un materasso e buttarlo nel primo posto che capita. Mi dispiace se alcuni cittadini non vengono raggiunti da questa comunicazione e quindi poi abbandonano i rifiuti. L'invito che faccio è appunto questo: prima di fare un'azione che comunque non ha un alto senso civico, informatevi perché un'opportunità oggi c'è. Le faccio un'ultima domanda per quanto riguarda la raccolta differenziata. Le voglio chiedere come procede la vertenza che gli operai hanno effettuato nei confronti della ditta Aimeri. Qual è il vostro ruolo in questa vertenza? So che in questo momento l'azienda ancora è carente nel pagamento degli stipendi ad alcuni operai, i quali hanno chiesto di ricevere gli stipendi con assegni cartacei, perché laddove c'è il bonifico tutti hanno ricevuto gli stipendi. Quindi è una difficoltà che ancora oggi rimane per 3 o 4 persone, questi sono i numeri su 120. E il problema con la ditta è un altro, è che comunque noi non siamo soddisfatti del servizio che viene reso. Abbiamo aperto diverse contestazioni, abbiamo fatto più di 1 milione di euro di contestazioni da dicembre ad oggi e abbiamo aperto una procedura per la risoluzione del contratto. Fermo restando che ci auguriamo che la ditta possa riprendersi quanto prima e possa quanto prima ripristinare un servizio ottimale, che è quello che noi chiediamo, niente di più. Il Comune di Guidonia è un buon pagatore, quindi chiede che vengano rispettati i termini contrattuali. Bene, Assessore Di Palma, io la ringrazio e speriamo che possa realizzare tutto ciò che ci ha detto. Grazie di nuovo. Ringrazio voi.